Test, benchmark e gaming con OnePlus One. Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Oggi siamo in compagnia di OnePlus One per i nostri test, benchmark e gaming. Quindi andiamo subito a sbloccare il OnePlus One e andiamo subito a lanciare AnTuTu Benchmark. Quindi attendiamo che l'applicazione si apra. Test, ok, lancio il test, ok ragazzi, ci vediamo tra qualche minuto, a dopo. Eccomi di nuovo qui ragazzi, allora il test benchmark è terminato, andiamo a vedere il punteggio fatto da questo OnePlus One. Ebbene ragazzi, sì, leggete bene, abbiamo totalizzato ben 38.803 punti, un punteggio veramente eccezionale, una roba pazzesca per questo OnePlus One. Ricordiamo brevemente l'hardware: abbiamo un processore quad core Snapdragon da 2.5 GHz e ben 3 GB di memoria RAM. Quindi guardate il punteggio, veramente pazzesco, 38.803 punti. Andiamo a vedere il giudizio di AnTuTu, che chiaramente è amazing, non potrebbe essere altrimenti. Ribadisco il punteggio, 38.803 punti, veramente un punteggio pazzesco. Quindi usciamo, chiudiamo un po' di applicazioni e andiamo a lanciare Dick Trigger per la prova del gaming. Mi avvicino un attimo, ok, sentite anche l'audio bello potente, abbassiamo un po'. Ok, e andiamo a lanciare la missione. Chiaramente ho già impostato i dettagli, vi faccio vedere per... accidenti, non l'avevo messo i dettagli al massimo, vi chiedo scusa, lo facciamo subito in diretta, ero convinto di averli già impostati, i graphic details al massimo, quindi meno male che ho guardato, altrimenti la prova sarebbe stata chiaramente falsata. Ero convinto di averlo già impostato, quindi evidentemente no, non l'avevo fatto. Quindi attendiamo il caricamento. Avete visto anche il caricamento del gioco, come è avvenuto in maniera velocissima. Insomma, che dire, fluidità veramente pazzesca. Guardate che velocità nel muovermi, veramente. Insomma, non c'erano dubbi, insomma, dai. Era una prova gaming, diciamo, che così potevamo quasi evitare di fare, perché con quel punteggio e l'hardware veramente potentissimo di questo One, insomma, che si potesse giocare a un gioco come The Trigger con questa fluidità di gioco era abbastanza scontato. Adesso però, se non mi curo per parlare con voi, guardate veramente la fluidità, dove come non ci sia il minimo lag. A questo giro ovviamente gli zombie sono tantissimi, non riesco quasi a muovermi, veramente guardate come riesco a muovermi senza problemi. Insomma, un'esperienza di gioco veramente eccezionale. Insomma, complimenti a questo OnePlus One, che veramente mi dà un'esperienza di gioco probabilmente in assoluto tra i migliori mai provate. Insomma, lag inesistenti, veramente velocissimo nel poter giocare, insomma, molto fluido. Questo livello oggi mi ha messo veramente a record, stavo veramente, meno male che il tempo è terminato, altrimenti avrei fatto una brutta fine. Comunque, che dire, veramente eccezionale questi due test. Sì, il punteggio benchmark, abbiamo sfondato i 38.000 punti, veramente un punteggio
che in parte mi aspettavo, usciamo, in parte mi aspettavo, ma veramente comunque mi ha impressionato. E chiaramente avete visto anche il livello del gioco, il livello gaming è veramente ai massimi livelli, quindi si può sicuramente giocare con The Trigger e anche altri giochi così pesanti tranquillamente, senza il minimo impuntamento, avendo veramente un'esperienza quasi, diciamo, da console portatile. Quindi per questi test benchmark e gaming con OnePlus One è tutto. Un saluto da Shido per AndroidLive.it.